Anche la nostra collaboratrice Luciana Celeste fa parte della spedizione umanitaria appena arrivata in Ucraina con meta a Leopoli per incontrare sindaco e patriarca, lasciare aiuti e portare in Italia circa 200 profughi tra donne, bambini e persone con disabilità. La spedizione ieri sera ha varcato il confine della Polonia dopo un lunghissimo viaggio con più di 70 mezzi tra autobus e macchine. È stata organizzata dall'Associazione dell'Emilia-Romagna Papa Giovanni XXIII con 200 attivisti di varie associazioni in viaggio. La nostra Luciana Celeste sta documentando con immagini esclusive le tappe di questo viaggio che, oltre a portare aiuto concreto, lancia anche un forte messaggio di pace. Stop the war si legge infatti su molti mezzi che stanno viaggiando. Tra i presenti ci sono Don Antonio Dell'Olio, uno dei sacerdoti più impegnati per la pace, più conosciuti, ma anche Don Davide Banzato della comunità Nuovi Orizzonti e volto noto televisivo per le sue trasmissioni. Siamo 200 missionari di quasi 150 associazioni diverse che entreranno tra poco a Leopoli per una manifestazione di pace. Vogliamo essere vicini ai cittadini e soprattutto alle persone più fragili che stanno subendo questa guerra devastante. Avremo 300 profughi, in particolare persone disabili, bambini malati, oncologici, persone che non hanno i mezzi per uscire da questa guerra e verranno accolte nelle diverse comunità, sia di Nuovi Orizzonti che ha messo 120 posti a disposizione in questa missione umanitaria e tutte le altre sedi con tutte le altre associazioni. La cosa più bella è il messaggio che uniti possiamo fare davvero tanto e vogliamo dire stop alla guerra adesso con questa manifestazione anche di pace, oltre agli aiuti umanitari che porteremo, sono tantissime tonnellate, quasi 35 tonnellate di aiuti umanitari. È un'azione concreta, ogni associazione fino adesso ha operato in modo singolo, lavorando in piccole reti, questa volta è una grandissima rete di solidarietà. Il convoglio, entro qualche giorno, una volta compiuta la missione, tornerà in Italia. Un'esperienza di grande arricchimento e impatto, racconta Luciana Celeste durante il viaggio, professionale umano, che permette di toccare con mano situazioni che le persone immaginano lontane, ma che non lo sono.